Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Dead Island 2, pronti a proseguire direttamente da Venice Beach. Avevamo questa missione secondaria che comunque, come detto ragazzi, magari l'attiviamo se ci capita nel mentre. O almeno teniamo attivate. Lascia fare che non si fida. Vabbè, là già ci siamo stati in realtà. Infatti. Quite enjoy the zombie ambiance. Sì, infatti. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching near the gas station set, one with the giant spider. Meet me there. Ok, sì, dove abbiamo affrontato il bossino. Vabbè, come detto, se ci capita, al momento noi siamo in questa zona, quindi stiamo parati direttamente qui. Nel mentre, per quanto riguarda questa attrezzatura, ci siamo accorti che abbiamo un problema economico per quanto riguarda il nostro protagonista, quindi dobbiamo accumulare un po' di moneta. Mentre per la missione principale dobbiamo tornare a quello che sembrava essere una specie di fortino dove ci siamo... siamo passati comunque prima, quindi magari ci andiamo a rifare un giro. Ci potrebbe anche stare. Allora, nel mentre comunque usciamo e ci avviamo verso il fortino, signori. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Siate sportiveggianti, che dai che lo siete, sapete essere sportiveggianti come se non ci fosse un domani. Così come il nostro protagonista Jacob. Sì, ma questi ricicciano sempre ogni volta. Ma scusate, noi qua avevamo fatto piazza pulita, che fa, me li rimetti ogni volta? Non si fa mica così, proprio una questione di... Noi mo facciamo una cosa tecnico-tattica, vai così. Dai che ce la fai. Vabbè, va. Facciamo così, va. Dai che ce la fai. Che cos'è? Opla. Allora. Vediamo un po' di colla, che anche quella ne usiamo in quantità industriali. L'ultima volta avevamo fatto visita alla centrale di polizia. Adesso dobbiamo andare nella zona militarizzata. Stiamo proseguendo con estrema leggiadria questo titolo, che onestamente mi sta garbando anche per la sua leggerezza e appunto divertimento nel far fuori vagonate di zombie. E sapim! Signora, deve stare molto calmina lei, molto calmina. Allora, ricordiamoci che abbiamo il bonus, che se tagliamo qualche coscetta... Allora, qua, come detto, richiede la chiave magnetica della zona. Quindi noi dobbiamo trovare un modo per entrare da un altro luogo. Guarda lì, dai, signori, che figata. Ah, bello. Hai visto quale leggeria? Olè. Sempre in amicizia, sia chiaro. Levatevi, giovanotti. Non abbiamo ancora visto le modifiche zombesche, ma anche per il semplice fatto che non... Qua, attenzione. Come la Henderson style, proprio. Scusi, signor, madonna mia. Chi è? Devi stare molto calmino, Attenzione, vado anche mi più che no. Madonna, questa è Pamela Anderson, non si vede, guardala. no, che figata. Cioè, per dire, con un po' di cattiveria. Lo so che dobbiamo andare di là, però, signore, a me mi viene pure da andare a vedere un attimino anche queste cose qua. Mazza e botta. Magari c'è qualcosa di utile. Vabbè, nel dubbio lo mettiamo. No, comunque non c'era niente di utile. Allora, vediamo. Ma da qua, scusa, io dove mi posso insinuare? Perché qua mi avete fatto vedere, ma è tutto chiuso. Là, la chiave non ce l'ho. Apparentemente non c'è nessuno di questi che ha la chiave. Io qua non credo di potermi arrampicare. Proviamo a vedere allora dall'altro lato, perché la zona militarizzata è abbastanza protetta. Anche perché sennò che zona militarizzata sarebbe, vero signor? Pam! Così, a gratis, tanto per gradire. Qui si è sfracellato questo che ha la macchina. Ce la facciamo, no? Non possiamo sfruttare il suo insinuamento. Da questo te devi togliere. Vieni, levate. Giovanotto. A posto così. Vediamo se c'è un pertugio dove possiamo insinuarci senza indugio. Apparentemente ci segna questo, mo vediamo. Proprio aperta aperta. Allora, voglia. Ci sarà l'inculato. Guarda qua. Zulu don't surf. Qua finisce male. Lovely. So,
the quarantine corridor to the lifeguard tower. Qua finisce molto male, ve lo dico in amicizia, ve lo dico sempre in amicizia. Allora, vediamo un... Ah, ma pure... Vabbè, da là comunque non ci potevamo passare perché era... Era chiusa la spiaggia, c'era il coso. Richiede batteria. Tipo questa. Generatore cosa ha attivato? Ah, questa. Beh, oddio, non è proprio il top. Guarda qua, pure le navi. Allora... No, signori, se ci stanno tutte ste cose esplosive, per forza di cose qua. Supera il blocco in qualche modo. Red Room. Con quali citazioni? Allora, e come lo superiamo il blocco qua? Cos'è che lampeggia qui dentro? Però bene o male mi segna anche... Ah. Ma io non credo di poter... Da là? Aia, madonna, le tibie. Sono sgraffiati a mutanda qua, eh. Aia, che cos'era? Ah, giustamente mi sono fulminato perché è giusto così. Vediamo. Fusibile ce l'ho. Tiè. Che poi di solito, vabbè, sto comunque per recuperare un po' di risorse, non tanto per andare avanti nella storia, perché questa, vabbè, comunque la prendiamo. Munizioni. Ok, vabbè, un po' di robe le abbiamo recuperate. Ok, da qua si entra, perfetto. È molto inquietante la situazione. Aspetta che c'è anche... Io un pochino un'occhiatina in giro, signori. Quando possibile la do, eh. Perché... Magari troviamo qualcosa di interessante. Qualche... arma utile. In questo caso ci servono un sacco di soldi, in realtà, se vogliamo migliorare cose. Ok. E a me, come detto, sta garbando tanto questo Dead Island 2. Non ci avrei scommesso tanto, come vi avevo detto, perché effettivamente, insomma, dopo tutta quell'attesa dal primo capitolo... Invece poi, anche se il titolo è More of the Same, ma ci sta. Allora, in caso di fallimento delle procedure di evacuazione, si vengono immediatamente il blocco. Ok, il blocco può essere sollevato solo dall'ufficiale in servizio che inserirà il proprio codice dopo il cessato allarme. Ma devo trovare il tipo. Vabbè, ce l'aveva detto anche nei sottotitoli, però comunque alcune cose ce le leggiamo. Sembra. I need to know when. Fella on duty was hit. X. So, corpse or zombie. Comunque tu, cioè, mi puoi dire pure i turni, mi puoi dire chi c'aveva qualcosa, ma X. Cioè, come on, X, where are you? Non è che mi è utile questa cosa. Tu mi hai detto cerca X e chi c'ha, scusa, posso provare. Sorry. Lui vede, vabbè, giustamente le piastrine, eccetera, eccetera. No, boy. Comunque. Excuse me. Vediamo, sicuramente starà imboscato da qualche parte. Mica te lo mette così, X. Accesso? O S? È lei, X? Vediamo un po'. Oh, medikit, ottimo. Ma al cesso non ve le portate le piastrine? Non per sapere. Ma magari sta dall'altro lato. Piastrine di sicurezza, blocco attivo, giustamente. E il fatto è che questi ne erano veramente una marea. Quindi
Non credo sarà neanche facilissimo trovarlo tra tutti i cadaveri che stanno qui intorno. Allora, c'abbiamo tutto, eh. Di qua comunque non possiamo più riandare, quindi evidentemente sta per forza qua da qualche parte. Dove cazzo sta, scusa? Ah, vedi? Nope. L'ho perso. Jacob Neil Point. Not a sausage. Jacob Neil Point. No, comunque. Lovely. Aspetta, numero fortunato di X. Cambiando. Allora, ma indovinare il mio numero fortunato è 2151. Questione nel mezzo delle due centrali del mio numero. Allora, aspetta. Prendo le prime due cifre del compleanno, le ultime due della mia piastrina, quindi 51. Cambiato discorso, ho passato tutta la notte a fare avanti e indietro dal bagno. Ma io ho provato, in bagno non c'era. More of the code. Ma a noi ci serve il codice o in realtà codice piastrine 28 il compleanno e poi i numeri delle piastrine. Party time. Allora, vediamo un po'. Noi ci assigeriamo controllati comunque. Tranne questo, giustamente. Lovely. Allora. One master code. E voilà. Vabbè, fortunatamente oh, già. Fuck. Red rum. Of course. Set phases to exfoliate. Allora, aspetta che abbiamo qualcosa di fuoco questo. Allo stesso tempo. No, in realtà ho lanciato quell'altra, ma va bene uguale. Vediamo, penso tutti potrebbero. Ok, allora. Questo è tutto? No, aspetta, andiamo qua perché... 289 quello là. Beh, iniziamo a trovare anche cose belle prepotenti, eh. Questo qua 274, 266, quindi questo dovrebbe essere già più prepotente di quello. Questi possiamo riciclarli. Anche se effettivamente già abbiamo componenti, quindi forse qualcosa ce la butta pure via. Però oh, thank the stars. I'm Jacob. This is Warrant Officer Rodriguez. You should turn around, dumbass. That corridor is not secure. Immaginavo. But it's your funeral. Out. Funeral, schmineral. Once more onto the bridge. Sergeant,
po' di proiettiloni. Attenzione qua che ci fulminiamo. Eccola. Aspetta, metto un po' più di lato. No, comunque uguale. E tu? Oh, Giovanna, vedi che coglione. Merda. Aspetta, cos'è? Devastazione. Armidone a questo attacco. Il coltello. Carne infetta. Braccio di lama. Polmoni di urlatore. Ah, è una parola. Quelle sicuramente sono più prepotenti da recuperare, ma non sono manco facili da recuperare per l'appunto. Onesto. Allora, munizioni le abbiamo finite. Abbiamo la sparachiodi, ma a sto punto andiamo anche con... andiamo con lo spadone, che tanto poi penso che lo smantelliamo e ci prendiamo quell'altro, che dovrebbe essere più prepotente. Salve anche a voi. Ah, non bevi io. Ma dimmi te. Aspetta. L'urlatrice, l'urlatrice. Fermatela. Sì, ma non ti dà il tempo neanche di curarti. E quello è il problema. Cioè, dico io. Veloce, veloce, veloce. Attenzione che qua ricicciano quelli che non ci sono sulle mani. Levate. Ok, la signora là me lo abbiamo tolto dai maroni. Anche perché qua ricicciano come se non... ah, ho spaccato pure questo. Abbiamo spaccato tutto, signore. Non abbiamo più niente. Questa qua non credo che sia proprio il top del top, però la proviamo. Che badilata la abbiamo comunque. Ok. Perché ancora vivo lei? Mi scusi, devo assolutamente riparare un po' di armi. Ma poi continuano a ricicciare come... E levate. E levate un attimo. E che cos'è? Attenzione. Pam. È stata ping. È stata pam. Ancora. Ma insistono. Si livella, si livella. Forse, forse piano piano. Non ne sono sicuro di questa cosa. Ma... dove devo andare? Di qua o di là? No, di là. Ok. Beh, però comunque i vicoletti ce li guardiamo sempre, che non si sa mai. Qualcosa di utile. Lei? Per sapere, eh? Ok. Ah, è vero. Non è granché questa. Giustamente non avevamo la possibilità di migliorarla, quindi sono un po' così, un po' così. Ok. Si può? Ok, listen up. You want to head through the gate to your right. It's all up. It's the last chance to turn. Ah, no, no, ma noi non vogliamo tornare indietro. Addirittura. My ass is mine. And mine to toss alone. Ah, qua si ritorna indietro. Però qua invece ci sarà qualcosa da recuperare. Allora, piano. E questo serve per disattivare l'elettricità qui sopra. Ma perché? Non lo so. Vabbè, comunque dobbiamo andare da quel lato. Fatemi dare un'occhiatina anche qua. Se c'è qualcos'altro da recuperare.
che tutto fa Brodius. Uso un tavolinetto per riparare un po' le mie armi, però me lo potete pure dare, eh? Fate un attimo sulla mappa se c'è qualcosa, no? Oddio, però mi indica una missione secondaria qua. Magari anche semplicemente da attivare adesso che ci siamo. Allora, questo lo prendo ben volentieri. Ecco là. Badilata, badilata, badilata e badilata. Lo so, piano piano, però badiliamo. Dovrebbe essere, sì, più o meno, cioè qui sulla destra, mo non so di preciso dove, però una secondaria ci dovrebbe stare. Come la attivo, scusa? No? Però se lascio cade, ok. E poi come riesco? Azzardiamo? Azzardiamo. Adda. So, Rodriguez, what you hiding? Dana. Aspetta, spegniti, spegniti. Non si fa mica così, però, Si può? Senza fare troppi danni, Dai. No? Aspetta. Allora, occhio a la trappolona anche qui. Cassettoni. Si può senza esplodere male? Still nothing. Rodriguez, dost thou attempt to deceive? Tu madre, E vabbè, facciamo una cosa. Veloce, veloce, veloce. Vabbè, traps, but no squad of grunts. Guarda, ma è una serie di trappole da panico comunque. Mo si sta bagnando tutto questo e poi pure noi ci fulminiamo male. Per forza. Anche perché la corrente. Allora, va là, ma da dove parte? Qua dietro? Ma no, io qua non ci posso passare. Che bastardaggine. Quindi mi devo fulminare per forza? Ma è normale questa cosa, io non credo. No, sono saltato. Sono saltato in aria. Magari. Piano piano, Allora, qua in realtà si potrebbe aprire con il fusibile. Il fusibile io ce l'ho. Ah, proprio così. Però di solito se ti apre una cosa del genere significa che c'è qualcosa interessante da recuperare, no? Cazzo. Mi sono bloccato male. Guarda qua. Ma non c'è neanche l'acqua poi. E quello è il problema. Ah, eccola qua, ma ci manca la valvola. Stronzi. Che cazzo sta la valvola? Questi cazzi, signori, per forza di cose. Una cosa veloce. Purtroppo. Scatola, e va bene. Oh, quello era il fucile che però abbiamo disattivato. Va bene. Fortunatamente anche questi sono un po' approssimativi. Allora, perché poi sì, se ti metti a girare comunque ci stanno un sacco di zone da spulciare. Tastiere di sicurezza, ma... Oh, meno male, vedi? Vigilanza, che roba, Carne infetta, questo si potrebbe fare. Pistole mitragliatrici. Allora, aspetta, vediamo nell'inventario cosa possiamo togliere. Queste ne abbiamo due. Vabbè, una la togliamo. Togliamo questa.
Quelle altre riparandole. Mo vediamo un attimino cosa riusciamo a fare però, prima di... This is a restricted area. Allora, banco da lavoro, innanzitutto facciamo una cosa. Facciamo che proviamo a modificare questa qua, che dovrebbe essere più prepotente di questa. In linea teorica, quindi andiamo con i potenziamenti. Vediamo anche a soldi quanto è. Spendiamo un bel po', però. Però ci sta. Poi abbiamo messo. Andrei a mettere velocità d'attacco, ma riduce la forza. Mette i danni agli arti e la durata. Facciamo questo. E anche la velocità. Va bene. E di conseguenza quella la possiamo mettere al posto di questa, che a questo punto vado a smantellare. Poi. .51 questa, quindi a sto punto mi conviene smantellare anche questa e magari potenziare questa qui con... Beh, quello è sempre quello che ti porta un po' di più. Anche questo qua però, trasponato ora momentaneo. Dai, pure questa qua. Fuoco doppio. Velocità, anche se... no, sta combo mi garba. Allora facciamo questa. E la velocità. E poi abbiamo finito i soldi. Per riparare non... non riusciamo, costa troppo riparare. Possibile che abbiamo tutti sti cosi? Ma poi il problema è dato anche dal fatto che io non posso neanche... venderle, nel senso, cioè al momento ancora non abbiamo trovato qualcuno a cui affibbiare. No? Questo, facciamo una cosa, mi mette al posto di questo qua, nel mentre, visto che non abbiamo quello là, tanto vale. Ricaricami pure questo. Lo teniamo ricaricato, che... okay. Può esserci utile. Basta, qua non c'è nient'altro. Possiamo salire? Salve. On occasion, but not. Get over here and explain yourself. Aspetta, signore, io prima rubacchio un po' di cose e poi vengo da lei, Stia calma. Questa proprio attrezzata qui sopra, isolata e... Salve. You always do the opposite of what you're told. I wanted to come up and see the whole gang. Stupid. Well, lesson. Guarda là dietro comunque. The whole antisocial misanthrope routine is because... Ma che? Cioè, sono zombie quelli. Shut up, okay? Right now you are sand in my grease. There's two ways this goes. You make yourself useful, or my boot propels your ass back where it came from. Quid pro quo, Rodriguez. Quid pro quo. Right. How about some genuine US Army gear? Finest in the world. Or so they tell us. Then consider me quod. We've got a deal. Then listen up. I got a hole in my defenses. Puppets keep coming from the pits out back. And contrary to rumor, I'm particular about exposing my rear. Pit? Death pits? How do we deal with that? Fire. Burn them all. Dobbiamo perseguire. Falò in riva al mare, se può fa, se è riguardante quello. Allora, mercante. No, in realtà possiamo vendere le cose comunque. Noi fino ad ora non l'avevamo fatto, ma se può fa. Quindi, onestamente, signori, andrei a vendermi a sto punto un po' di cose. Che valgono anche parecchio, quindi dai, sì, ci sta. Ma mi dai anche le cose che magari abbiamo lanciato da qualche parte, no? Allora ti vendo questa.
Spettacolo. Vabbè, costa una madonna, però. Questo è superiore di livello. Queste sono le armi. Ah, che figata pure queste, rare. I progetti sono utili. Ricarica tattica. Grosso calibro. Più che altro quello delle munizioni me lo andrei a sbloccare. Fucile sportivo. Che ci sono quelli di grosso calibro. Abbiamo 4.000. 4.000 li spendiamo tutti per ste cose. First floor, back entrance. Assuming you're still up for this. Ma quanti sono? Eh beh, signori, va fatto questo, eh. Sì, aspetta, però fammi vedere un attimo una cosa, perché a sto punto la mannaia la... Questa... Non so se... 2, 3... Scusa. Madonna, 11.000. E che cazzo. È un po' eccessivo, dai. Cioè, li comprerei anche volentieri qualcosa del genere, ma... Pure questa è una figata. Sembra una figata. Ma veramente troppi soldi. E a quel punto dovrei andarmi a vendere questa 2.6, 1.700. Questa, in teoria... Che onestamente i mitraglini non è che mi garbano più di tanto, però dovrei vendere troppo. No. Beh, proviamo. Facciamo una prova. Non so neanche se conviene effettivamente andarla a riparare. Questa che ci costa 1.800 la riparazione. Cioè, a sto punto aspetto un attimo e poi vediamo se ne vale la pena o meno. È un po' troppo. Un po' troppo. Si può? Qua? Allora no, in realtà mi fa andare dall'altro lato. Scusate. Proviamo. Dai fuoco alle fosse della morte. Ah, death pit. Lovely. Oh fuck! That went up like a shell suit. Se fa. L'altra è questa, no? Però qua c'è roba da recuperare comunque. Quindi. Doppietta la prendiamo, la doppietta. Anzi, faccio pure una cosa, perché noi al momento ci abbiamo. Ce l'avevo un pompazza, eccolo qua. Doppietta d'assalto. Beh, questa qua direi che la possiamo mettere al posto di questa. Ok, una fossa l'abbiamo bruciata. L'altra sta lì in fondo. Salve. Questa. Ma scusa, prende fuoco uguale, eh? Ok, tanto noi ci abbiamo i colpi incendiari. Se fa. Andiamo da quest'altro lato, dove in linea teorica potrebbe stare l'altra. Immagino, aia. Ammazza se ci inseguono. Aspetta. Andate là. Così la brucia direttamente voi la fossa. No? Ah no, aspetta, è vero, questo è già incendiato, quindi non li faccio un cazzo. Giusta mont. E lì me ne... Oh. Merda, non mi faccio niente. Oh. Aspetta, prima... Un attimo. Qua ci voleva un'arma d'acqua.
prima poi questo me lo vedo un attimo. Vedere dei coglioni. Dai, dai. Porca la troia. Momento, momento, momento. Andate un attimo là. Un piacere. No. E qua ci vuole un'ora e mezza comunque con questi, eh. Merda. E che? Ancora. E levati pure tu. Rising to heaven on wings of black smoke. Allora, un attimo che... Ah, era solo questo? Solo, tra virgolette, eh. Allora, danni ne abbiamo fatti, eh. Sono stati piuttosto cattivelli anche questi, ma ci sta, non vedo più niente. Questa magari poi ce la... Ce la smantelliamo. Andiamo giusti? Sì. Però era una figata la zona dove c'erano tutti quei... Le orde proprio. Allora andiamo a dire all'ufficiale che il nostro l'abbiamo fatto. Recuperiamo anche il medikit che ci fa comodo. Non sto usando ancora il bonus quello là di cattiveria, perché insomma c'ho sempre l'idea che magari possa spuntare qualcuno di più prepotente che... Salve. Quite the fire starter, aren't you? Hai visto? Not really. I prefer gin and tonic beside the pool. That acid gunk was a waste of time. Should have burnt them from the get-go. Must be hard seeing your comrades burn. No, they were enemy combatants. And that's why you can't fight a conventional war. Yeah. Perhaps we should follow the science. I already got science on my team. And you should leave before you change sides. No way you're not infected. Paradigm shift. I'm immune. Immune? I heard they were looking. You might be more useful than I thought. And you? I'm headed to the Serling. Could use some covering fire. This horde has to stay contained. I won't be leaving. But here's your paycheck. Oh, allora, aspetta, modifica a distanza. Interessante. Ma qua ci vuole l'altra arma prepotente. Però vedi, ti dà pure troppo poca moneta. Aspettate, signori, perché vorrei... Allora, questa mi costa troppo ripararla. Quindi... Sono indeciso, perché comunque per acquistare quella che c'ha lei... Ah, tra l'altro mo è aumentata. Ah no, questa è già modificata. Scusa, è l'altra? Ma che le cambiate? No, niente, ci attacchiamo al cazzo. Ha pure cambiato le armi. Mi sarei comprato il fucile quello pesante, ma mo vedete, ha messo questo qua modificato che costa ancora di più. 3,23 per carità, tanta roba, ma a sto punto... Non ho i soldi e non posso neanche usarlo. 5, 6, 7, 8. No, arrivo sugli 8.000. Che non compro niente di quello che ha lei, se non questa pistola che ci potrebbe stare, ma... Vabbè. Niente, signore. Vabbè, tanto comunque nel caso possiamo pure ritornare. Well, if you insist on going, I can trade you some things. No, non possiamo fare qualche scambio, signore, perché... Scusa un po'. Ah, questo naturalmente mi posso vendere. Aspetta, aspetta, aspetta. Che era... Questo 2,36. Ok, questo qua. Ma io non volevo questa, perché questa già me l'ha modificata e comunque non la posso utilizzare perché non ho il livello 17.
Quindi sarebbe anche uno spreco. Carrie. A questo punto ce ne andiamo. Che vedevo di? Che vedevo di? Allora, noi all'atto pratico dobbiamo uscire qui fuori. Poi qua, nel caso, visto che c'è la mappa, ci possiamo pure ritornare. Comunque. Di solito, dove c'è la mappa, si può ritornare. Credo, Non ne sono convintissimo, ma... Damose. Dai, ogni tanto qualche secondaria così randomica ci sta, signori. È stato anche divertente, quindi. Ci può stare. Uccidili tutti. Aspetta. Bavoso. Signor Bavoso. Ok, il Bavoso l'abbiamo eliminato. Aspetta gli altri. Ah, questi, compresi questi. Andate là. Oh merda. Che cazzo, mi sono messo proprio. Aspetta, biondo. No, non volevo fare questo, ma... Vabbè, signori. In questo caso, invece... Attacco speciale furioso. Nella modalità furia premi R1 per scatenare un attacco zombie furioso che consuma furia attacco. Ok. Vabbè, già me l'ha messa là perché l'abbiamo sbloccata. No, sputo di cobra ci ha messo, Quindi però da R1 modalità furia per vomitare bile caustica. Ok. L'altro l'ha messo qua forse. Visualizzazione della salute prima di tutto. Colpisci con scatto gli zombie per recuperare salute. Ah, cazzarola però. Parata una schivata per recuperare salute. Ma più che altro a sto punto ci metto effettivamente questo qua. Colpisci con scatto. Ma va bene pure il salto. Dobbiamo provare. Allora qua me li eliminati. Any more detail? Numbers, sizes? Fammi vedere. I mean, I can wing it. Oh merda. Well, if anyone can, you can. Rabbit soup. No, voglio capire se funziona, se intende questo come scatto per recuperare salute. Fatti strada attraverso l'orda, sì, ma. Devo pure divertir qua, No, che stiamo a fare? Cattivo, ma dove vado? Così. Via. Sanguisuga, vediamo cos'è. Armidone, penso che superiore. Parte zoom, bisogna. Vabbè, ma ci mancano le parti. State, giovanotti. Madonna, quando parte con le sciabolate morbide, comunque spettacolo. Peccato che poi si scassa l'arma in modo devastante. Aspetta, giovanotti. Anche perché noi abbiamo anche il fatto che recuperiamo salute. Via adesso. Ok. Quando li mutiliamo, quindi hai voglia. Lo recupero. Vabbè, qua secondo me conviene andare avanti perché questi ricicceranno a bestia. Va bene tutto. Aspetta. Barbecue. Oh merda. Aspetta, fammi vedere barbecue. Ok. Merda. Quello esplode, via. Che figata però, Questa è la cattiveria che ci piace. Il fatto è che
In questo caso mi dovresti andare a raccogliere in automatico ste cose, perché sennò... Aia! Aia! Sul macello. Via! Scusate, ma io mi diverto. Potevamo usare anche la... la... Madonna! La furia, no? Posso recuperare un po' di cose, perché stiamo facendo veramente un macello. Ma stiamo un pochino facendo esperienza, per sapere. Aia. No, troppo lungo. Sono cascato. Recupera pure questo. Poi via. Aspetta. Vai mo. Vai vai, perché devo... ma comunque uccidili tutti, quindi. Vai, vai così. Via, occhio quello spara. No, cazzo. Lo so, ero troppo vicino. Guarda. Quanti ne mancano? Ma non credo tantissimo. Venite un attimo pure voi, aspetta. Si è acceso quello, no? Sì, adesso diciamo che sì. Recuperiamo il medikit. Ah, scusa. Che cazzo. Recuperiamo un quantitativo di cose abnorme qua. Esplosi, no? C'è rimasta la signora là. Oh, oh man, I raised my shit. Lascia un mucchio di morti. Porco giue, guarda qua che figata. Queste parti posso dire che danno molta soddisfazione. Proprio tanta. Ora smantelliamo magari qualcosa che non c'è propriamente utile. Altre possiamo poi venderle nel caso. Io mi sono tenuto questa qua per metterla di fuego e per accendere cose magari dalla distanza, ma... In realtà poi abbiamo fatto in altro modo. Ok. Che ci butti? Interessante. Questa è da provare. Questa è da provare. Ah, già l'ha messa là, bravo. Non è che faccia tanto danno, eh. Penso che si debba modificare parecchio. Qua si può anche andare, sì. Noi dobbiamo uscire dall'altro lato, però. Giusto per sapere, non c'è niente particolare. Aspetta un po'. Allora facciamo così. No, se no me le sarei rivendute. Comunque soldi. Lama del sussurro sembra molto bella. Molto molto bella. 2,96. Danni 3,62. E questo cos'è? Fucile da caccia 2,81. Potrei anche usarlo. Sì, yes. 81 questo, quindi potrei smantellare questo. Allora facciamo così. Questo lo metto qua. Mitrino pure, questi sarebbero da provare. Qua vabbè, ti ci perdi. Vabbè, mercanti in linea teorica tutti quanti vanno un po' a... Sterling Hotel.
Dr. Reed and the CDC seat out of here. Ok. Signori, si viaggia. Bella pure sta parte, è stata molto molto sanguinaria, possiamo dirlo. Abbiamo smandrappato un quantitativo di zombie non indifferente, però è, come detto, questa parte divertente, molto molto caciarona, quasi ad orde li facciamo fuori, quindi soddisfazioni, il piedi porco quello. Quello sì, si può smantellare. Ocean Avenue. Guarda qui, signore. The Cerning Hotel must be close. Ma pure i luoghi, comunque, visivamente è una figata. Bello, bello, bello. Vabbè, signori, io comunque per oggi direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. E spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale. E Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.